Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi parliamo della doppia esposizione. In passato già ho fatto questo tutorial, però c'è da dire che ho inserito tante altre cosettine, rendendo il tutorial sicuramente piacevole, però in realtà la doppia esposizione ha pochissimi passaggi. Può essere eseguita veramente in un minuto, tanto che ho pubblicato qualche giorno fa, sia su TikTok sia su Instagram, uno short da un minuto, dove si vede esattamente come creare questo effetto in modo rapido. Naturalmente però dobbiamo anticipare che dobbiamo scontornare la nostra immagine. Infatti io già l'ho fatto. Se non sapete come fare, andate a vedere i miei tutorial su come scontornare. C'è un tutorial proprio che ti dice come scontornare un po' di tutto. E poi c'è quello pure sui capelli, che sicuramente è utile per questa parte. Adesso vediamo di parlare della doppia esposizione, uno degli effetti più belli e più caratteristici da fare graficamente, che Photoshop è ideale per questo tipo di effetto. Fondamentalmente noi abbiamo un'immagine ospitante, questa immagine presa da pexels.com, e inseriremo una seconda immagine sempre presa dallo stesso sito che si andrà a fondere con questa. L'immagine è questa di qua, quindi con lo strumento Spost clicchiamo e trasciniamo sul nostro documento. Ok, a questo punto noi dobbiamo posizionarlo. Siccome non vediamo bene, naturalmente, potrebbe essere utile abbassare l'opacità temporaneamente. Quindi abbassiamo un pochettino, così capiamo dove è messo. Facciamo un Ctrl più T o Command più T per trasformare l'immagine, o meglio, ingrandire in questo caso. E una volta che siamo soddisfatti della dimensione e magari anche della nostra immagine, che ovviamente ritrae un uomo che cammina da solo in una strada, ecco, il senso è un particolarmente drammatico, ma possiamo sbizzarrirci in qualsiasi modo con questo tipo di effetto. Quindi confermiamo, riportiamo l'opacità al 100%. A questo punto il trucchetto sta tutto qui: prendere il nostro soggetto scontornato, duplicarlo, Ctrl più J o Command più J se siete in Mac, e trascinare in alto sopra il livello 1. A questo livello dobbiamo cambiare metodo di fusione in scolore. E come vedete già abbiamo visto il nostro effetto. Naturalmente adesso con una maschera di livello e un pennello possiamo nascondere le parti eccedenti. Consiglio anche il tutorial sulla maschera di livello. E se volete ancora approfondire di più e diventare dei maestri delle maschere, vi consiglio il mio corso Il Re delle Maschere. Quindi andiamo su un livello 1. Applichiamo la maschera e con un pennello in primo piano di colore nero, quindi pennello primo piano nero per nascondere, opacità 100%, tasto destro per vedere la durezza, per adesso è 10%, lasciamo così, poi sistemiamo strada facendo e nascondiamo un po' tutte queste parti. Direi di ingrandire un altro poco, così fa un effetto più sfumato. Ok, qua dobbiamo ridurre il pennello e decisamente aumentare la durezza. Qua rendiamo l'occhio più visibile. Ok, e se l'effetto ci sta bene, possiamo anche fermarci qui. L'effetto in realtà è completato, è terminato. Certo, possiamo migliorare la resa finale, magari desaturando e facendo tutto in bianco e nero. Possiamo quindi applicare un livello di tonalità e saturazione cliccando sulla quarta icona del pannello dei livelli e applichiamo appunto tonalità e saturazione. Portiamo la saturazione a meno 100 e questo già rende l'effetto più interessante. Infine, se vogliamo, possiamo rendere i contrasti più definiti, soprattutto su questa parte. Quindi andiamo sopra di tutti, andiamo a creare un nuovo livello in regolazione, quindi clic di nuovo sulla quarta icona e andiamo a cliccare su valori tonali, per esempio. Andiamo nel pannello delle proprietà e iniziamo a fare le seguenti modifiche. Ho già fatto delle prove, direi di spostare le nostre ombre intorno a 12 e poi spostiamo il valore medio verso destra. Ok,
esageriamo un poco, non è un problema, tanto poi andiamo ora a sistemare. Infatti, rendiamo questa maschera inversa, quindi nascondiamo l'effetto, quindi CTRL più I o CMD più I. E col pennello andiamo a mostrare questi contrasti nei punti in cui vogliamo, ma ricordiamoci sempre di invertire, perché dobbiamo stavolta mostrare, quindi bianco in primo piano. Come vediamo è un po' troppo, io direi di andarci gradualmente, quindi CTRL più Z, CMD più Z e andiamo ad applicare un'opacità più bassa, 50%, ok, e facciamo qualche click. Possiamo fare qualche altro click, per esempio qua. Prima e dopo, decisamente meglio. Naturalmente sta a voi fare la scelta. Ok, adesso siamo soddisfatti della nostra doppia esposizione. E anche oggi abbiamo terminato, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Se il tutorial lo ritenete utile, vi chiedo di supportarmi con un like o con un commento, di iscrivervi al mio canale, pure perché tra non molto inserirò anche contenuti differenti, non solo relativi a Photoshop. E se vi interessa tutto quello che è il mondo della grafica o della vita del grafico freelance, vi consiglio di andare a vedere il mio sito alla sezione blog, quindi salvatorepumo.it/blog. Vi ringrazio nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!